Si è tenuto a Caltanissetta, nella sala conferenze di Via Crispi, il convegno medico su fratture estremità prossimale dell'omero, un evento scientifico dell'Associazione degli Ortopedici Ospedalieri Siciliani, organizzato dal direttore di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Elia, Massimo Siracusa, presidente dell'associazione ed insieme ai responsabili scientifici, i dottori Michele Palumbo e Giovanni Alongi. Il convegno di respiro regionale si è svolto coinvolgendo chirurghi provenienti da tutta la Sicilia alla sesta edizione. Ad intervenire durante la giornata anche il professore Raffaele Russo, direttore della UOC dell'ospedale Pellegrini di Napoli e professore di ortopedia alla Seconda Università di Napoli, che ha presentato la classificazione del volume di controllo utile a perfezionare i percorsi diagnostici e terapeutici di questa patologia traumatica della spalla, che rappresenta il 7% dei casi di frattura. Siamo riusciti a far convergere a Caltanissetta tutte le migliori professionalità, i migliori esperti che operano giornalmente nel nostro territorio per quanto riguarda la problematica ortopedica traumatologica. E quindi questo ci consente di riuscire ad arrivare a delle conclusioni condivise e sicuramente ad acquisire nozioni che ci possono fare crescere in termini di offerta di salute che noi possiamo dare ai nostri pazienti. Abbiamo anche il contributo di un esperto extraregionale, il professore Russo, noto per le sue grandi competenze sul piano della chirurgia della spalla, e anche e soprattutto perché oggi lui ha introdotto una nuova classificazione sulla fratture dell'estremo prossimale di omero, che ci dà la possibilità di pianificare ancora meglio il trattamento di questa patologia.